E come vi avevo promesso, siamo qui per testare le qualità fotografiche di questo Redmi Note 7 Pro. Rispetto al Redmi Note 7, l'ho provato in questi giorni, non ho avuto particolari differenze. Il Redmi Note 7 già era un straordinario smartphone, della fascia media era, abbiamo chiamato il re, effettivamente è tanta roba già il Redmi Note 7. Ma l'attenzione che gira intorno a questo smartphone, quindi alla versione Pro, ha dato un pochettino dell'incredibile, anche perché, come mi sono accorto in questi giorni, le differenze rispetto alla versione originale non sono poi eccessive. Ci troviamo con uno Snapdragon 675, quindi di ultima generazione, che a livello AnTuTu garantisce circa 40.000 punti in più, quindi una leggera fluidità in più, soprattutto nell'utilizzo di applicazioni più pesanti come giochi ad alta definizione. Ma per il resto ci troviamo davanti ad un Redmi Note 7, punto, non abbiamo trovato differenze. Molti erano molto perplessi sul fatto che fossero stati commercializzati due dispositivi in un così breve lasso di tempo, con caratteristiche differenti, vedi il processore ma vedi anche la fotocamera. Sulla carta questa fotocamera, il sensore da 48 megapixel è lo stesso che monta il Mi 9. Anche qui il Mi 9 è stato esaltato dalla campagna di marketing della Xiaomi, ma è stato anche bastonato un pochettino da tanti utenti e da tanti recensori. Invece questo Redmi Note 7, forse perché si colloca su una fascia di mercato decisamente differente, è stata assolutamente esaltata. Ma ci sono veramente differenze rispetto al Redmi Note 7? Lo scopriremo oggi. Per vedere quanto effettivamente siano migliorate le performance fotografiche di questo Redmi Note 7 Pro, abbiamo deciso di metterlo a confronto con il top della gamma Xiaomi, ovvero il Mi 9. Il sensore da 48 megapixel dovrebbe essere lo stesso, ma parliamo sempre di performance differenti, almeno sulla carta, visto che il Redmi Note 7 Pro è un dual camera, il Mi 9 invece è un tricamera e quindi ha delle caratteristiche un pochettino differenti. Ma vediamo se in questo ambiente, con condizioni di luce ideale, le performance del Redmi Note 7 Pro sono a livello del top di gamma. Prendiamoci in giro, la differenza tra gli scatti del Mi 9 e il Redmi Note 7 Pro non sono visibili ad occhio nudo, sicuramente non sono visibili se si guardano le fotografie direttamente sul display dello smartphone. Allora qui c'è da fare la prima considerazione, noi perché cosa lo utilizziamo, lo smartphone? Le foto che scattiamo, per che cosa le utilizziamo? Siamo dei fotografi professionisti oppure no? La differenza è impercettibile, ci sono alcune tonalità di colore leggermente differenti da una foto all'altra, ma parliamoci chiaro, anche in questo caso, anche la stessa identica foto fatta due volte dallo stesso smartphone spesso ha tonalità, dettagli completamente differenti. Quindi andare a tirare fuori un vincitore tra la lotta tra i due dispositivi, Mi 9 e Redmi Note 7, diventa particolarmente difficile. Questo non significa che il Redmi Note 7 sia superiore, questo non significa che siano uguali in termini tecnici al 100%, ricordiamo il Mi 9 ha tre fotocamere, questo significa che ad esempio il Mi 9 ha una grandangolare che il Redmi Note 7 Pro non ha, e lì sì potremmo voler utilizzare questa funzionalità in determinati ambiti. Ma se vogliamo demonizzare un telefono o esaltarne un altro perché sotto il lato tecnico, o se portate al computer e zoomate 50 volte le foto mostrano un piccolo particolare in più su uno rispetto all'altro, allora lì stiamo parlando del nulla.
I due telefoni si comportano a livello fotografico decisamente bene. Il Mi 9 forse non sarà all'altezza del P30, ma è un ottimo dispositivo, così come lo è il Redmi Note 7 Pro, ma così come lo era anche il Redmi Note 7. Allora, quando consigliavamo di aspettare il Pro prima di acquistare il Redmi Note 7 è perché auspicavamo che Xiaomi lo distribuisse in Italia. Così non è, abbiamo scritto che la versione Pro sarà prerogativa soltanto del mercato asiatico e forse indiano. Ma allora che fare? Comprare o non comprare il Redmi Note 7 Pro? Secondo me a questo punto andate sul Redmi Note 7. Non avete la scocciatura di dover aspettare 360 ore per lo sblocco del bootloader e caricare una ROM italiana. Vi piace la ROM inglese anche perché comunque si installano i servizi Google senza problemi? Fatelo, comprate anche il Pro, in basso nelle info metteremo anche i link di acquisto, ma se uno è indeciso, non vuole smanettare, non sa quale prendere, andate di Redmi Note 7, è già disponibile in tutti gli shop online di importazione e non, ha già la ROM Global, ha soprattutto la banda B20 che in alcune zone è necessaria, quindi se prima vi consigliavamo aspettate il Pro per vedere, adesso che l'abbiamo visto, l'abbiamo apprezzato, ma non abbiamo notato un grandissimo balzo in avanti rispetto al Redmi Note 7 e quindi, se tanto mi dà tanto, andiamo di ufficiale Italia. Per il resto, che dire, al di là della bella scenografia che ho alle spalle, il Redmi Note 7 Pro è un Redmi Note 7 anche a livello di batteria. La batteria da 4000 mAh, che ve lo dico a fare, è assolutamente fantastica. Arriverete a sera con un percentuale di batteria ancora da utilizzare che vi verrà voglia di scaricare la manetta. In realtà il bello è proprio questo, che con utilizzi moderati il telefono può fare anche 2 giorni. Però, ripeto, non c'è il salto di qualità anche sotto questo aspetto rispetto a un Redmi Note 7. I telefoni sono uguali, anzi vi dirò di più, se l'avessero commercializzato anche in Europa, quindi con una versione global, allora sì, ci sarebbe stato da storcere un attimino il naso, perché che senso ha rilasciare 2 telefoni praticamente identici con un aggiornamento del processore e un piccolissimo aggiornamento della fotocamera che probabilmente rimarrà ignorato dalla maggioranza di noi, se non siamo fotografi professionisti ovviamente. Si sarebbero affossati le vendite del Redmi Note 7 in autonomia. In realtà i telefoni sono gli stessi, quindi in Italia Redmi Note 7 Global venderà un sacco, perché il telefono è veramente valido. La versione Pro con questi upgrade sarà prerogativa di certi mercati, che anche lì non so bene il senso, però se lo sanno loro qual è il senso del Redmi Note 7 Pro, siamo tutti contenti. Certo, non vi posso dire che non ci sarebbe piaciuto ricevere lo Snapdragon 675 e la fotocamera Sony già sul Redmi Note 7, e lì ci sarebbe forse da discutere, però il passo in avanti non c'è stato, no, o almeno non è evidente, quindi se qualcuno è in dubbio, secondo me vale molto di più avere un telefono pronto per l'Italia, quindi con banda 20 e software già in italiana, piuttosto che i benefici che danno questi upgrade. Questa versione Pro ha anche 2 GB di memoria RAM in più, e lì forse si potrebbe discutere sulla fluidità generale nell'utilizzo del multitasking. In realtà, ripeto, grosse differenze non ne notate neanche sulla fluidità di utilizzo. La versione da 128 GB non è prerogativa del Pro, perché anche in Italia la versione Global Redmi Note 7 sta uscendo con versione 128 GB, forse non è proprio disponibile in tempo zero, ma stanno approvvigionando anche di questo taglio di memoria. Detto questo, io vi rimando al nostro blog, vi chiedo di mettere un like a questo video, mettere un like al canale per sostenere un attimino le nostre recensioni. Spero di poter fare altre recensioni all'aperto, perché mi piace un sacco stare all'aria aperta, soprattutto quando c'è il sole. Mi sono reso conto di essere molto 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 meteopatico, e quindi vi rimando al
blog dove inseriremo ad esempio tutte le foto che abbiamo fatto e il confronto fotografico rispetto al Mi 9, così anche voi avrete la possibilità di prendere visione sul PC della differenza delle foto e scriverci nei commenti cosa pensate, se è meglio la fotocamera del Mi 9, se è meglio la fotocamera del Redmi Note 7 Pro e se c'è poi tutta questa differenza per esaltare o demonizzare uno dei due modelli. Vi saluto e alla prossima video review.